Dal prossimo turno il girone D di Lega Pro giocherà di sabato. Trasferte insidiose per Catania e Messina. Il Siracusa vuole dare seguito al successo sul Cosenza. Cambia il giorno, cambia il cammino di avvicinamento alle partite. Dal prossimo turno e per i prossimi 3 mesi il girone C della Lega Pro giocherà ogni sabato. Si parte con 3 siciliane su 4 impegnate alle 14:30. Il Messina, che riprende oggi a lavorare, viaggerà alla volta di Melfi per una partita difficile contro una delle squadre più in forma dell'ultimo mese. Un vero scontro diretto con Lucarelli, che sicuramente dovrà fare a meno dello squalificato Orrea e dell'infortunato Musacci. Subito in campo invece l'Agragas, che dopo la partita con la Paganese è rimasto in Campania, dove sabato giocherà ancora, stavolta a Caserta. Ieri allenamento di scarico e analisi del match di domenica, oggi si comincerà a lavorare per preparare la sfida alla casertana. Si è già allenato anche il Siracusa, che, archiviata la bella vittoria sul Cosenza, sabato affronterà il Catanzaro. Oggi è prevista una doppia seduta di lavoro per gli uomini che si sono rilanciati in classifica, ma vogliono adesso dare continuità sfruttando il secondo turno casalingo consecutivo. Il clou della prossima giornata però vedrà di scena il Catania a giocare al San Vito di Cosenza con inizio alle 16:30. Ieri giornata di riposo per i rossazzurri, dopo la quinta vittoria interna consecutiva. Si torna a lavorare da oggi pomeriggio a Torre del Grifo con allenamento aperto ai tifosi.